Incontro con Don Antonio Silvestri, prete della Chiesa Apostolica. Sacre Scritture e Chiesa Cattolica. Che differenza c'è? In tanti punti la Chiesa Cattolica interpreta e spiega bene le Sacre Scritture. In tanti altri punti importantissimi, basilari, la Chiesa Cattolica fa finta di non vederle. Cosa dovrebbe non vedere? Le sacre scritture. Fa finta di non vederle, questi punti cerca di ignorarli e non li fa notare ai suoi fedeli. Ad esempio? Ad esempio il dogma fondamentale del cristianesimo, la salvezza per la fede. E quale fede? La fede di altri? Altri credono e altri vengono salvati da quella fede? No, le Sacre Scritture sono chiare. Per essere salvati occorre la fede del proprio cuore. Quella è la vera fede. Non esiste una fede prestata. La fede non si presta. Quindi lei nota una sostanziale differenza tra le Sacre Scritture e la Chiesa Cattolica? Certo. Quella... E specialmente riguardo al battesimo dei bambini. Quindi questo è il punto più cruciale, il battesimo. Questo è il punto cruciale, ma questo è il punto fondamentale. Perché? Perché dal battesimo nasce la vera Chiesa, il vero corpo mistico di Cristo. Questa è la vera Chiesa, il corpo mistico di Cristo. Dal battesimo dei bambini nasce la religione di tradizione, che per lo più, ci sono anche le eccezioni, ma per lo più dal battesimo dei bambini nasce la tradizione, cioè la mancanza della vera fede. Dove c'è tradizione non c'è vera convinzione. E questo è un punto cruciale del cristianesimo falso. È un punto proprio che dice tutta la fragilità, anzi l'inconsistenza del fondamento della Chiesa. Allora che cos'è? Bisogna vedere bene prima di tutto che cos'è il battesimo. Secondo le Sacre Scritture, secondo l'Apostolo Paolo, ma secondo tutto il Vangelo, il battesimo è l'incorporazione a Cristo. L'uomo viene incorporato dallo Spirito Santo a Cristo. Ma se è l'incorporazione a Cristo, come lo è il battesimo, allora è il matrimonio con Cristo. Incorporazione, quando due esseri umani diventano marito e moglie? Quando, dice Gesù nel Vangelo, l'uomo lascia il suo padre e sua madre, si unisce alla sua donna e i due diventano una carne sola. Questo nel campo umano, nel campo fisico, nel campo anche spirituale, ma soprattutto campo fisico. Nel campo mistico spirituale questo avviene tra il battezzando e Cristo. Lo Spirito Santo nel battesimo incorpora l'uomo che riceve il battesimo però con la fede del suo cuore, non con la fede prestata che non esiste, secondo le Sacre Scritture, è invenzione clericale, la fede prestata. Invenzione clericale. Invenzione clericale. Nel battesimo fatto con la fede del proprio cuore, lo Spirito Santo incorpora l'uomo a Cristo, cioè avviene un vero matrimonio tra il battezzando, maschio o femmina, indifferente, non esiste differenza di sessi per Dio. Il battezzando viene incorporato a Cristo, cioè è un vero matrimonio mistico, ma reale. Mistico non significa irreale, campato in aria, è di un altro tipo di quello fisico, ma è vero un matrimonio mistico con Cristo. Allora ecco qui diversi battezzati veri diventano le membra di Cristo. Diventando tutti questi battezzati membra di una stessa testa, formano un corpo, il corpo mistico di Cristo, la vera sposa di Cristo. Questa è la Chiesa vera,
buttandola così, no? Allora, il battesimo dei bambini non genera la vera Chiesa, il vero corpo, perché non è l'incorporazione vera a Cristo. Non genera la vera Chiesa, il vero corpo mistico di Cristo, ma una falsa Chiesa. Lei su questa teoria delle Sacre Scritture si è rapportato anche con i ministri di Dio, certo, dei vari paesi, delle varie città? Ho consultato non solo vescovi e preti, ma ho consultato professori, sì, di esegesi biblica di grande fama, i quali mi hanno dato ragione. Alcuni mi hanno dato ragione perché sono sinceri. Altri hanno cercato di trovare delle scappatoie, però come la formica che si arrampica sul vetro, sì, poi cade, e allora si sono trovati in molto disagio e non mi sapevano rispondere, però cercavano di, come la serpe che si nasconde nel buco, ma erano tutte risposte senza conclusione e che non inconvincente, che non davano nessuna convinzione. Quindi c'è una impreparazione? No. O una volontà, vede non lei. C'è una mancanza di preparazione. Vedono ma non vogliono vedere perché non conviene. Quindi non conviene vedere. Non conviene perché le chiese vogliono essere delle potenze. Delle potenze. Potenze politiche, economiche, mondane, camuffate, verniciate di religione. E queste chiese si accontentano della religiosità senza convinzione, solo di tradizione, purché riempiano i registri, purché abbiano molti seguaci, se non sudditi, perché pure sudditi vengono chiamati. Quindi possiamo dire che la Chiesa ha modificato completamente. La Chiesa durante il corso dei secoli ha tolto, ha messo a piacimento. A piacimento perché secondo loro il Papa è il successore di Pietro, ma il povero Pietro non si è mai sognato di fare quello che hanno fatto i papi. E secondo loro il Papa è Cristo in terra. Ci sono due Cristi, uno in cielo e uno in terra, ma più potente quello della terra. E se studiaste la storia vera dei papi, vedreste chi sono stati i papi per secoli e secoli. Che catena di belle persone. Sono spiegato? Erano imperatori come tutti gli altri. Avevano gli eserciti e facevano le guerre e uccidevano, massacravano tutti quelli che non la pensavano come loro, li bruciavano vivi sui roghi, li torturavano e poi li bruciavano vivi. Sono spiegato? Secondo loro gli eretici, ma essi sono molto più eretici degli eretici. Perché? Perché negando il vero battesimo hanno fatto della Chiesa una religione, e la religione è molto comoda a chi vuole essere potente. La religione è sempre stata strumentalizzata fin dai tempi pagani dai sacerdoti che vogliono essere potenti, onorati, riveriti, adorati e privilegiati. Privilegiati. In tutto questo corso di questi 20 anni, no, lei ha visto qualche modo, diciamo così, di ravvedimento da parte della Chiesa Cattolica? Nessun ravvedimento. E non si ravvederà mai. Perché non gli conviene? Perché la Chiesa Cattolica vuole essere sempre una potenza, anche se camuffata, non più con i metodi certamente di violenza medioevali, ma con altri metodi molto più intelligenti e scaltri. Anche quello mediatico, credo. Scaltri! E anche col populismo, anche con le belle parole, anche vendendo la misericordia, svendendo la misericordia di Dio, facendo credere alla gente che passando per una porta santa, anche le porte diventano sante toccate da loro, passando per la porta santa diventano santi.
con una bella confessioncina, giusto per sciacquare un po' della coscienza, per farsi buono il Padre Eterno. E allora invece della conversione sincera, che significa il rinnovamento totale dell'uomo, radicale, del suo cuore, del suo intimo, non dell'esteriorità, allora essi con la religione superficiale, tradizionale, così vanno avanti, ancora oggi. Altri metodi non violenti come nel Medioevo, per tanti secoli, però con mezzi ancora molto, molto scaltri e bugiardi. Cosa la spinge su queste teorie, sulle sacre scritture? L'amore alla verità, l'amore vero a Gesù Cristo, e quindi il desiderio ardente di ricomporre il suo vero corpo mistico sacramentale dal vero battesimo di fede e conversione, non dal battesimo di tradizione. Alla luce di tutto quello che mi ha detto, i due aggettivi qualificativi quali potrebbero essere per la sua persona, rivoluzionario o temerario? Rivoluzionario. Ma la rivoluzione non per distruggere, per riedificare, perché dice Dio al profeta: ti ho fatto distruttore, non per distruggere, ma per riedificare. E io forse, senza darmi arie, forse il Signore vuole usarsi di questo povero prete per distruggere e riedificare. Andando ai giorni nostri, no? È opinione di moltissimi che il Papa Papa Francesco sta cambiando una Papa testa. Francesco è un bel volpone, sa come riacciappare le folle, le masse, col suo populismo. È stato messo lì proprio perché il Vaticano era un po' in perdita. E allora ci voleva questo buon uomo, simpatico, affabile, che con baci, abbracci e belle parole si rendesse simpatico, e che poi la gente, per essere simpatici con il popolino, con la gente, è molto facile, basta saperci fare. E allora deve riacchiappare le masse. Quindi le masse, la Chiesa Cattolica vuole le masse, perciò un certo grande professore di esegesi biblica da me consultato, non dico il nome, un grande professore di esegesi biblica mi disse: Don Antonio, questi vogliono essere potenti, per essere potenti hanno bisogno di numero, se si togliesse il battesimo dei bambini, che va per tradizione, dopo il battesimo viene la prima comunione, dopo la cresima, dopo il matrimonio in chiesa, dopo i funerali anche di quelli che di Cristo durante la vita se ne sono fregati altamente, sono morti pure senza sacramento, purché si portano in chiesa dopo la morte, gli fa così il prete e vanno in paradiso, secondo il popolino. Allora, ecco, loro hanno bisogno della religione di tradizione. Che urta fortemente. Ma Gesù Cristo no. Gesù Cristo dice nel Vangelo: dove sono due o tre di voi riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Mi bastano pure due o tre, io e lui. E dice pure Gesù nel Vangelo di San Matteo: molti sono chiamati da Dio alla comunione con suo figlio, ma pochi sono gli eletti. Quelli che rispondono veramente alla vocazione, perché il cristianesimo è vocazione. Non è vero che hanno la vocazione solo i preti, i frati e le monache. La vera vocazione, secondo le sacre scritture, guardate la vostra vocazione, dice Paolo, e voi siete chiamati, dice San Pietro, voi siete i veri chiamati, la vostra vocazione, la vostra elezione. Ecco che cosa era considerato il battesimo a quei tempi: vocazione, risposta a una vocazione, risposta libera e consapevole a una vocazione, una chiamata di Dio alla comunione con suo figlio. Allora sì
che riparte il vero battesimo e riparte il cristianesimo di convinzione. Allora sì che il cristianesimo torna ad essere luce, sale e lievito di rinnovamento del mondo. Fin quando abbiamo questo cristianesimo di tradizione insulso, incolore, insapore, che non sa di niente, non dice più niente, il mondo continuerà ad essere sempre peggiore. Invece i primi cristiani, anche se erano pochi ed erano martirizzati, si facevano sbranare dai leoni, hanno cambiato la civiltà pagana, disumana, crudele, ingiusta, hanno creato una nuova civiltà, la civiltà dell'amore, il vero umanesimo. E perché se il vero corpo di Cristo mistico sta in mezzo al mondo, non ci sta inutilmente, perché è un seme che fiorisce, che diventa pianta che fa del bene. Perciò ho domandato qui: l'umanità ha ancora bisogno del cristianesimo, quello falso? No, non serve a niente, no. E non chiede niente, ma non dà niente, né alla società né all'individuo, il falso cristianesimo. Il vero cristianesimo richiede impegno, richiede convinzione, ma ti dà la vera gioia del cuore, la vera felicità del cuore, ed è la medicina, la efficace del vero risanamento dell'umanità. Altro se ha bisogno l'umanità del vero cristianesimo, quello falso no, ma quello vero sì che ne ha bisogno, moltissimo, urgentissimo bisogno. Un'ultima domanda. Le Sacre Scritture, che sono all'insegna della Chiesa Apostolica, lei prevede che tutto questo può portare o porterà a una modifica della Chiesa Cattolica? No, perché già sanno le Sacre Scritture, ma fanno finta di non vederle. Quindi non vogliono vederle. E non le spiegano al popolo. E ogni volta che io parlo alla gente, persino ieri sera, quando parlo alla gente della bellezza di essere le vere membra di Cristo, di essere il vero corpo di Cristo, Cristo la testa e i cristiani veri, i veri battezzati, le sue membra formano insieme il corpo di Cristo. Quanto è bello essere il corpo di Cristo, essere il Cristo totale. La testa è Cristo, il corpo mistico fatto dai veri battezzati, il corpo di Cristo. Quanto è bello essere le membra di Cristo, essere il corpo di Cristo, appartenere al Cristo totale. E siccome Cristo è il Figlio di Dio, allora se tu sei il Cristo, tu sei l'unico Figlio di Dio. E Dio quanto chiama Gesù Cristo, Cristo, tu sei mio figlio, il figlio amato, sei la gioia del mio cuore. Dio non vede soltanto la testa, vede anche il suo corpo mistico fatto dai veri battezzati, le sue vere membra, e Dio chiama il Cristo totale, il figlio totale, e dice a Gesù e al suo corpo mistico: tu sei il mio figlio amato, sei la gioia del mio cuore. Ma se si tratta del vero corpo mistico di Cristo, non del falso.